Ritrovati dallo Stadio Bianco di Gallipoli per quella che è la seconda giornata della decima edizione del trofeo Carnevale di Gallipoli, Coppa Santa Maria di Leuca. Alla vostra destra la Juventus in maglia bianconera, alla vostra sinistra ovviamente lo Stiamare. Fa vedere dentro anche il numero 10 d'Agostino. D'Agostino vede centralmente anche il numero 9 Ken. Ken si allarga anche lui in area di rigore. Pronta la Juventus a calciare, la rete da parte della Juventus arriva anche in maniera forse un po' inaspettata. La deviazione in area di rigore. Quinto minuto di gioco, scarso, anzi quarto minuto di gioco. Gol della Juventus, 0-1 quindi. Parte in vantaggio la squadra di mister Grabbi, che riesce a sfruttare un sinistro in area di rigore, arriva in maniera pesante con quattro uomini dal vertice basso, rientra in area di rigore, calcia con il sinistro il giocatore juventino, probabilmente una deviazione in area di rigore sostanziale, quanto basta per lasciare che il pallone entri. Traversone alto, colpo di testa dello Stiamare, arriva a rimorchio e c'è il gol dello Stiamare. Pareggio dello Stiamare che arriva quindi sull'1-1 quando siamo quasi al termine del primo tempo. Ostiamare 1, Juventus 1 sugli sviluppi di un calcio d'angolo, così come era successo nelle prime gare. Riesce ad andare in vantaggio al pareggio lo Stiamare, raggiungendo la Juventus incredibilmente, quindi penetra nell'area di rigore lo Stiamare. Adesso lo Stadio Bianco prova a risollevare anche la Juventus stessa, che adesso con il pareggio virtualmente sarebbe a pari punti con lo Stiamare. Quasi uno pari sempre il punteggio, con il risultato che regge, che è del parziale ancora, mentre adesso c'è il recupero juventino, lancio verso l'area di rigore con il sinistro, corridoio per Nicolussi, traversa e gol. Pallone difficile questo da parte di Nicolussi, dunque 2-1 siglato dalla Juventus, che passa in vantaggio quando abbiamo cominciato la gara da 3 minuti circa. Vantaggio quindi sicuro per la Juventus, che va a calciare da fuori area con Nicolussi, con Penauer, mentre riesce ancora con la sua solita finta Orlando a farsi spazio. Triangolazione buona, l'uscita per l'estremo difensore dello Stiamare è puntuale, fermato anche lui, varco a destra, possibilità di ripartire per la Juventus, dentro il pallone, prova stavolta a crossare per Ken, che gol, ferma palla Ken e va a siglare il 3-1, Ken scatena la sua velocità e riesce a portare al doppio vantaggio la Juventus quando siamo quasi al 15° minuto, 14 circa del secondo tempo. Rilancio di Nicolussi, Ken prova a partire, Ken parte, riparte con il compagno, dentro la conclusione a fil di palo, ancora l'assist di Ken, determinante, attenzione, la parata sicura, rischia un po' però, mantenendo in due tempi il pallone, mentre fischia l'arbitro, triplice fischio, Juventus 3, Ostiamare.